Purtroppo, come si dice, in questi casi ci sono tante questioni che rimangono, ma più che altro a livello sentimentale, posso dire, aperte, a livello emotivo, perché è chiaro che dover qui parlare di una vicenda così tragica e così, che secondo la perizia fatta dalla Corte d'Assise avrebbe potuto invece svolgersi in maniera diversa, addirittura salvando una vita umana, è certamente qualcosa che noi sappiamo che può lasciare aperti molti interrogativi e molti scenari. Però il dato processuale per noi è quello che conta. Noi cerchiamo di riportare tutto nel binario del processo, ma dal punto di vista del fatto noi riteniamo che non si possa e non si debba più speculare su questi aspetti che rimangono a livello di retroscena, a livello di illazioni. La verità processuale deve avere comunque il sopravvento e poter quindi chiudere una ferita che altrimenti rimarrebbe aperta per chissà quanto tempo. Io mi rendo conto che certamente questa è una situazione, è una pena che i genitori si portano appresso e si porteranno appresso per lungo tempo, quindi massimo rispetto per questo, ma certamente il discorso è che in una situazione di quel genere diventa difficile potersi realmente immedesimare nella vicenda, in quelli che erano in quel momento le emozioni o il vissuto di queste persone. Probabilmente non si sono resi conto. Noi riteniamo che questa sia la verità, che non si siano resi conto di questa gravità, così come non se ne sono resi conto gli infermieri, così come in un primo momento non se ne è reso conto neanche il dottore del pronto soccorso. Purtroppo la eccezionalità di quella traiettoria, di quel proiettile, è una cosa, come dicono i periti, probabilmente unica nella storia di questo tipo di incidenti. E quindi questo ha creato certamente una situazione assolutamente non governabile con le normali, per una persona, diciamo così, dotata di normali cognizioni in questo ambito. Quindi una persona qualsiasi in quel momento sicuramente non si è resa conto di quello che era la gravità. Molto spesso su uno stesso tipo di reato vi possono essere, diciamo, situazioni molto divergenti, quindi la scelta tra un minimo e un massimo della pena deve essere, come dire, una scelta che va fatta caso per caso, ed è giusto che il magistrato sia messo in condizioni di poter attribuire a ogni fatto un giusto peso. Poi, se questo giusto peso è effettivo rispetto alle aspettative della gente o dell'opinione pubblica, questo francamente sfugge al nostro compito di valutazione.